ragazzi, benvenuti nel mio canale. Mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un like e io vi lascio al video. Andate a vedere di cosa si tratta. Mettiamoci anche due patate, vedete voi, questa è un po' più grande, questa è un po' più piccola, ma vedete voi, e le taglio anche queste a pezzi perché le metto a cuocere insieme al cavolfiore. Io le taglio così. Adesso che abbiamo fatto cuocere cavoli e patate, li schiacciamo tutti con una forchetta, cioè facciamo tipo una purée un po' grossolana, eh. Ora nella pirofila andiamo a mettere metà del contenuto della ciotola qui, cioè metà della purea che abbiamo fatto, metà del contenuto della ciotola. Guarda che la butto dappertutto. Mettiamo nella pirofila il cavolfiore e le patate schiacciate, così facciamo un bel strato in questo modo. Vediamo che cosa ne esce, ragazzi, è la prima volta che lo faccio. Vediamo un pochino, ne metto ancora un pochino, dopodiché, ok. Così. Ora andiamo a mettere della scamorza affumicata, la mettiamo qua sopra, io ci metto anche della mozzarella. Poi ci va anche un po' di sale. Il sale si poteva anche già metterlo nel composto, ma io lo metto sopra. C'è già la scamorza affumicata che dà un po' di quel sapore un po' salato. La sbriciolo bene tutta così. Un pochino di sale ce lo metto però. Guarda, ci ho messo una mozzarella. Poi vi regolate voi. Ci metto ancora un po' di formaggio. Adesso uso l'altra parte di impasto e copro tutto. Lo ricopro tutto per bene. Ci metto, ci andrebbe anche un pochino di prezzemolo tritato. Io il prezzemolo me lo conservo in un barattolo in frigorifero, lo trito un bel po', lo metto sott'olio e così mi dura un bel pochino. Mi dura un bel po', ne metto poco poco. Ah, ci metto un po' di sale così. Ci metto ancora la scamorza in questo modo, me la taglio a pezzi. La mozzarella che ho avanzato. Sono curiosa di assaggiarlo. Non avete idea la mia curiosità. E ci metto ancora un cucchiaio di parmigiano grattugiato e alla fine ci metto del pane grattugiato, così fa una bella crosticina.
forno a 200 gradi per 30 minuti, forno ventilato. Se invece il forno statico, lo lasciate in forno per 30 minuti, però a 190. Guardate che meraviglia! Guardate che bello! È proprio sto cavolfiore è venuto che è una fine del mondo. Ora è da tagliare, da assaggiare. Come scotta! Scotta, scotta, scotta! Guardate come fila.